Review! Taco! Lauretta mia, bimba adorata, la serenata la canta papà. Cara Lauretta, vieni in Lambretta, che questa sera ti voglio baciare. Questa sera tutti in Piazza Duomo per la tradizionale festa di fine stagione Vai con Liscio. Vai con Liscio sotto un manto di stelle, musica, giochi, ricchi premi e cotillon. Ospite della serata, il grande cantante Tony Corallo. Mamma, che palle sto Tony Corallo. Che si fa, ragazzi? Si va al mare? No, al mare no, basta, eh. È da maggio che si va al mare, non ne posso più. Davvero? Mano, sei fuori! Fuori tempo? Fuori decibel! Ti dovessi dire che quei volumi sia a posto, ti direi una bugia. Te con una martellata puoi raggiungere 3 decibel. A quanti siamo, Menicotti? 5. A quanti? 5. Sei fuori di 2. Vedrai. Per favore, Rodolfo, lascia stare, siamo a lavorare, lo vedi, no? Ecco. Perché invece noi siamo a grattarci i coglioni, oh! Poi che ci si va a fare al mare? Sono rimaste solo le tedesche. Davvero? E vediamo di levare quella macchina rossa lì, che stasera c'è la festa e vetture in piazza, oggi qui non ce ne possono stare. Guardiamo di levarla subito, C'è l'omertà qui, Si sta zitti, si tace, qui si tace, va bene, non c'è problema, si chiami Caratrezzi, vedrai. Pronto, Caratrezzi? Guarda, Rodolfo, che è la tua. Scusa un attimo, ti ha detto? È la tua. Menicotti, che ci metti anche dai ora? Poi sai che c'hanno ste tedesche? Che c'hanno? Sono un po' troppo, troppo tedesche. Davvero? E poi sono troppo facili, te la danno subito. Davvero? E sbrighiamoci con questo palco, che qui stasera deve essere tutto pronto, Qui si batte la fiacca, andiamo, Menicotti, vieni. Scusi, vigile. Buongiorno, signora. Buongiorno, piazza Puccini? Puccini. Piazza Puccini. Me ne chiedo un'altra, perché questa non la so, signora. Oh. Ecco quest'altro. Oh, ragazzi, guardate un po' chi c'è. Meno male. Forse si risolve la macchina. Davvero? Buongiorno, Marigo. Buongiorno. Fammi sentire l'alito. Anche stamani siamo in evidente stato di ebbrezza. Menicotti segna. Occhio, Marigo, che sono già 3 volte che ti becco questa settimana. Occhio. Perché alla prossima ti seguo le gambe, occhio! Stiamo attenti, Andiamo! Come ha fatto ad accorgersi, io non lo so! Bella, Merigo? È il primo premio della lotteria di stasera. Vedo che hai già preso il cappuccino stamattina. Non fare tanto lo stupido, o Livorno, che non ce n'è bisogno, per favore, Piuttosto, Livorno, me lo trovi uno come questo qui? Ma per farci cosa? Lo voglio mettere alla mia bicicletta, perché già quello stupido del vigile tutte le volte mi ferma in stato di ebbrezza, Io ci metto il parabrezza, così almeno non mi scoccia più. Però quante biciclette hai te, Livorno? Una moltitudine. Sono quelle che ho affittate ai villeggianti, me l'hanno riportate. Che vuoi, fra oggi e domani ripartano tutti. Beato te, Livorno, che le biciclette te le riportano sempre. A mamma le portano sempre via. Ci sono troppi cicloamatori qui intorno per i miei gusti. Che poi dopo la bicicletta la ritrovo, però la pompa tutte le volte sparita. Lo sai quanti me ne hanno rubate di pompe di Livorno? 1500. Lo sai quante sono 1500 pompe? Una moltitudine. Anzi, dammene un altro, vai, che mi manca un pezzo. Va bene, tieni, offri la ditta. Grazie, Livorno. E poi, lasciali perdere quei ragazzi, mi dico. Lo sai che scherzano? E per non farti fregare la bici, il sistema c'è. Come? Che sistema c'è? A te ti ci vorrebbe un bel antifurto. Come un antifurto? Un antifurto, anzi, guarda, qui una cosina che fa per te. L'ho messa, eccolo.
mi è arrivato stamane uno stock dal Giappone. Questo è un antifurto intelligente. Come intelligente? Intelligente, che parla. Parla? Sì, parla. Come un uomo. Quando qualcuno tenta di rubarti la bici, sì, lui se ne accorge. Ma fa come gli altri antifurti che si mettono a suonare. No. Lui ti avverte di persona. Sì. Nella tua lingua poi. Anzi, fammi vedere. Sì, è proprio in italiano. Che culo. Lo vuoi provare? Se me lo fai provare, li vuoi, guarda, io sarei contento. Almeno per gli stibiti della banda vostra ti la smettono di stare a fare... Eh? Accesa. Allora, c'è l'antifurto. A posto. Ecco. Allora, lo provo. Ti fregano la pompa, ti fregano la pompa, zitto. La pompa, ti fregano la pompa, zitto, la pompa, zitto, silenzio, è qui la pompa, oh, antifurto giapponese, non riconosci più neanche il tuo patrone, è lì la pompa, zizzi, però è intelligente e forte. Occhio. Buongiorno! Ciao Merigo! Allora io sono arrivato con la mia bicicletta, entro dentro un minuto e la lascio momentaneamente incustodita. Vai tranquillo, gli si dà un'occhiata a noi. Non fare tanto lo stupido, Beppe! Lui è Beppe, io sono Bruno. No, te casomai eri Bruno, ora un pochino meno, sei neutro. E comunque tutte le volte che mi date un'occhiata alla mia bicicletta mi sparisce sempre una pompa. 1500 me ne avete rubati, oh banda bassotti. Ma ora è finita la pacchia. Ci ho messo l'antifurto intelligente in italiano. Ma intelligente vuol provare? Chi ha scoperto l'America? Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo. Intelligente. La nazione più lunga? L'Ungheria. L'Ungheria. Ho visto? Basta. L'Ungheria. Stop. L'Ungheria. Stop. Basta. L'Ungheria. Fermo. Zitto. È un po' insistente, ma fino a che non ha acciuffato la presa, non molla. Ora provate a toccare la bicicletta. Io entro, eh? Arturo, sì. Me lo fa un favore? Buongiorno, Merigo. Buongiorno. Me la riempi, per favore, che sono rimasto in riserva. Quello lì seduto lì al tavolino è quello, il corridore, quello... Sì, Mario Cipollini, Mario Cipollini. Buongiorno. Buongiorno. Sono una del posto. Lei è quello che corre il Giro d'Italia, vince sempre tutte le gare. Complimenti. Ecco, siccome anche io mi interessa un po', sono sempre in mezzo con le biciclette, volevo farle una domanda tecnica. Dica. Ma quando lei vince le gare che gli mettono in mano quel bottiglione grosso così di spumante, è inutile che dopo lo stappa e lo butta addosso alla gente che è tutta sotto, tutto quel ben di Dio sprecato, se lo faccio mettere nella borraccia, che almeno quando è in corsa se lo vuoi. Sarebbe una borraccia come la sua però. No. Questo non è una borraccia, questo è il portachiavi della mia bicicletta che... Bravo! Complimenti, sei stato proprio bravo, sì? Dov'è la mia bicicletta? Ah, non hai neanche il coraggio di rispondere, eh? Meno male, via, eccolo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno nonna, buongiorno mamma, buongiorno babbo. Si vede il marsupio? Oh, ma visto che ore sono, eh? Che c'è? Ho fatto stare in pensiero. Ma chiedere scusa a tuo babbo. Forza. Ma lo devo fare per forza, sì. Porca miseria. Posso prendere un cornetto? Cornettino? Cornettino, sì, sì, sì. Cornettino, sì, sì, sì. Poi... Babbo,
Buongiorno. Scusa se sono rientrata a quest'ora, eh? Non mi interessa sapere quando torni. Voglio sapere quando te ne vai. Si può sapere dove sei stato fino a quest'ora? Oh, ma lo sai qual è il mio lavoro, no? Faccio il PR. Lo sai che vuol dire PR? PR, Public Relations. No, PR vuol dire porti rogna, perché quando fai le feste te non viene mai nessuno. Vabbè, comunque io ho lavorato tutta la notte, no? Perché ho organizzato, sai quelle feste, i rave? Cosa? I rave party. Sai quelle cose che ti organizzi fuori, lontano, e che nessuno sa l'indirizzo e te lo devi trovare da te? Ma? E come andava? Uno mi ha trovato. Ecco. Se è per questo c'è anche qualcun altro che l'ha trovata. La ditta dei fratelli Garrani. I fratelli Garrani, ti dice niente questo nome? Non mi risulta, no? Hanno già telefonato 4 volte, li hai fatti girare tutta la notte con il camion pieno di roba. Guarda qui il che ho trovato nella buca delle lettere. Guarda! Impianti, trapianti, luci, laser, stroboscopischi. Stroboscopiche, babbo, stroboscopiche. Quella roba lì! Milioni di roba! Voglio proprio sapere come tu fa a pagare. Dimmelo, come li fa a pagare? Babbo, qualcheduno pagherà. Chi lo paga? Non si sa. Si vede il marsupio? Non si vede nulla! Su, dai, calmati, Valdemaro. Guarda in che condizioni va in giro il figlio del sindaco di questo paese. Ma lo bello è rieletto sindaco, con un figliolo così. Babbo, è inutile che te ti lamenti e te la pigli con me. Non è mia colpa mia, sai. È colpa tua se la gente poi quest'anno ti tromba. Perché sei te che non segui le tendenze dei giovani. I giovani, eh? Quali giovani? Te e quei 4 rincoglioniti dei tuoi amici che andate in giro notte a consumare soldi e sesso? Beh, guarda, per i soldi puoi avere anche ragione, babbo, eh. Per il sesso i miei dubbi. Prima che l'ho consumato tutto... Scusate, sono un pochino stanco. Posso prendere un minutino qui? Si vede il marsupio? No, non si vede. Non si vede nulla! Leva quell'affare lì. Allora lo vedi? Non lo vedo! Non si vede nulla! Nonna, si vede il marsupio? Si vede. Guarda, io sto bene. Dai, su! Non t'azzardare a venire in piazza stasera per la mia festa, eh! State lontani dalla mia festa! Bella festa, sì, bella, veramente bella la tua festa. Tutti gli anni liscio, tutti gli anni la stessa storia. La gente non ne può più, i giovani vogliono la musica di tendenza. Di tendenza, sì. Brava nonna, sì. Io voglio spegni e stappare. Guarda come tu hai ridotto la tua nonna. La mia mamma. Da quando gli hai dato quelle pasticche, ogni volta che sente la musica fa così. Oh, babbo, ma che ne sapevo io? Pensavo che fossero delle vitamine. L'ho vista un po' deperita, gliene ho data una. Tu vedessi in discoteca quando le pigliano e ballano tutta la notte come dei matti. Su, mamma, su. Da bravo, vai a letto. Guarda, facci la bianca, sciai, amore. Hai ragione, mamma, è vero. Sono un po' stanchino, devo proprio andare a dormire. Sono stanco. Andiamo, ti porti a letto? Ninna, nanna, ninna, oh. Questo bimbo a chi lo do? Ninna, nanna, ninna. No! In questa casa non si va a letto a quest'ora. Questa casa non è un albergo e la tua mamma non è una cameriera. Va via da questa casa, via! Va a dormire a casa dei tuoi amici deficienti! Oh, babbo, ma ormai non ci trovi più nessuno a casa, eh? A quest'ora l'hanno già buttati fuori anche loro. Allora, bambini, come ben sapete, oggi è l'ultimo giorno di colonia. Di conseguenza, io e le mie consorelle saremo molto impegnate ad organizzare la nostra partenza. Sapete cosa significa questo? Sì, signora! Bene! Significa che oggi tutti, e dico tutti... dovrete essere particolarmente buoni e silenziosi. Mi sono spiegata? Sì, signora! Bene. Allora, pronti per l'appello. Sorella, proceda pure. Che cosa vuoi? Cosa? È sparito un'altra volta. Dov'è Simone?
Simone! 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 Ciao bambino, io sono Simone. Te come ti chiami? Senti, che ti posso aiutare a fare la buca? No! Senti, se mi fai giocare con te ti faccio vedere una cosa. Guarda, poi ti faccio vedere cosa c'è nello zaino, C'è un sacco di roba, guarda, Questo è mio nonno, è venuto un pochino mosso perché mio nonno c'ha il morbo, quello di Parkinson. Insomma, si muove tutto. Lo sai che mio nonno, quando fa il bagno nella vasca, si fa anche l'idromassaggio, perché fa tutto... Questa è la pistola dei Power Rangers! La puoi provare? Va bene. Ora, quello che ti faccio vedere ora è veramente incredibile, Questa è una cosa che mi ha regalato mio nonno, Questo è veramente bello. Sai cos'è questo? È un casco che te, se te lo metti in testa, puoi diventare invisibile. Non ci credi? Io ti fa vedere, Ho bisogno di un bottone. Dove sono? Sono sparito. Lo vuoi provare? No. Va bene. Allora, sai cosa faccio? Una merendina. Che lo vuoi un morsino? No, ho detto di no. Allora facciamo una cosa, facciamo che si gioca a baseball e te fai la palla, io ti tiro in aria e ti aspetto in fondo così e facciamo un fuoricampo. Come ha fatto a vedermi? Ciao bambino, mi sono divertito parecchio, Oddio, Mario, sei tu. M'hai fatto prendere un colpo. Avanti, uscire dall'acqua. Oh, va bene. Avanti. Va bene. Forza. Ragazzi, quante volte ve lo devo dire che non dovete sconfinare? Quante volte ve lo devo dire? Lo vedi già il confine lì? Lo vedi già il confine? Ma dov'è il confine? E dai, a destra c'è il bagno 2000, a sinistra il bagno Maria. C'è un confine preciso, sotto l'acqua, lo vedi lì? Ma come? Hai fatto un solco nel fondale? E dove lo dovevo fare? Sull'acqua, secondo te? O giovanotto, ma chi mi viene a insegnare a me come si fa a solcare? L'ho solcati tanti di mare in vita mia. O giovane, c'ho una potenza nei bracci che io la mattina quando mi sveglio mi posso neanche stirare perché mi crescono bracci di 5 centimetri tutte le mattine. Esagerato! O giovane, questa qui ieri era la maglia maniche lunghe. E comunque, se sconfini la prossima volta lo fai a tuo rischio e pericolo. Perché dopo mi passi sotto la giurisdizione quell'imbecille del bagnino russo e del bagno 2000. Ai annagani! Hanno preso il bagnino Russia! Ai annagani! I Russia hanno preso! Un anno neanche il mare, Russia! No, Mario, veramente il mare ce l'hanno! Hanno il mar morto! Appunto, gli è morto anche il mare! Te lo immagini te se ce la fanno a salvare la gente che va a fare il bagno! Bagnino russo, ti pigno! Mario, che fai? Sono venuto a pelo d'acqua e mi è rimasto in bocca! E comunque non sconfina più, Io t'ho avvertito. Thank you.
Buongiorno, signor Aioli. Buongiorno. Signor Orfeo, buongiorno. Buongiorno. Allora, siamo pronti? Stasera si parte, finita la vacanza. Comunque, complimenti, signora. Lei è sempre elegante, Marianna Gane, con questi vestitini, sempre tutta firmata. Sembra un referendum, signora. 35 vestiti si è portata per stare al mare 15 giorni. Perché poteva capitare che si dovesse andare fuori a cena con gli amici. E che ha portato i vestiti anche per loro, signora? Insomma, Mario, cosa fa con questo ombrellone? Me lo apre o no? Insomma, che fa, me lo apre? Oh, signora, ma aprire un ombrellone non è mia cosa semplice come un bicchiere d'acqua. Ci vuole una certa potenza nei bracci, non indifferente, per aprire un ombrellone. Vada là, che lavori, oh. Visto, Mario? Quello sì che è un bagno come si deve. No, signora, lei non deve stare a guardare quello che fanno di là, che lo fanno per far meraviglia alla gente. Io gli faccio ancora un lavoro artigianale di qualità. E gli si cambia, signora, che problema c'è? Glielo vado a cambiare. Mario! Che? È mio marito! Che fa? Si è sdraiato! No, signora, se è un asdraio, serve per sdraiarsi, è normale, no? Si deve sdraiare. Che vuol dire? È un asdraio? Oh, Mario, buongiorno, come va? Tutto bene? Buongiorno, onorevole, aspettavo proprio lei, gli devo dire una cosa importantissima. Come va il tempo? Che si dice? Regge? Insomma, se s'alza il vento di scirocco che va verso i monti, porta le nuvole, se un piove ci sta che sia una bella giornata. Ah. Senta, onorevole, io gli devo dire una cosa importantissima. Qui si sta verificando una determinata situazione, diciamo, spiaggevole. Questi qui del bagno 2000, ma vedesse che lavori. Dentro le cabine già hanno le docce, i lettini, i letti a castello, bar, i ristoranti, ma vedesse che lavori. Manovalanza straniera, gli ombrelloni sbocciano come dei garofani. Ma qui lei deve fare qualcosa, qui è roba di concorrenza sleale. Lei qui deve fare una bella interpellanza parlamentare, gli eletta a me. Mario, non tocchi questo argomento, Mario. Perché? Io non sono più onorevole. No. Sì. Purtroppo, per una manciata di voti non ce l'ho fatta, caro Mario. Per pochi voti non sono stato rieletto. Ma come è successo? Mi dispiace, Mario. Purtroppo non posso fare più niente per lei. Ma come non può fare più nulla a voti? Ma chi gliel'ha presi i voti? Qualcuno li ha presi, caro Mario. Qualcuno li ha presi, lasciamo stare. Simone. Buongiorno, Mario. Ma che si piglino così? Scusi, Bagnino. Buongiorno. Buongiorno, mica visto un ragazzino con una divisa da colonia? No, mi dispiace, di ragazzini non ho visti. Ma lei è della colonia qui accanto? Sì. Ah, ma deve essere nuova perché non l'ho mai vista. Sì, ho appena preso i voti. Io ho preso lei! Onorevole! Io l'ho preso! Ma che gli va a pigliare voti a un onorevole così che mi poteva dare una mano a fare? Marianna Gane, ora glielo buco! Giova, Tracci, Fenna! Quante volte ve l'ho detto che non vi voglio vedere giocare a pallone sulla spiaggia? Quante volte ve l'ho detto? Se dopo il pallone mi va a tirare dalla parigata, mi fate litigare con Russo. Non mi costringete a usare sempre la mia potenza nei bracci, non è indifferente, no? Però Mario, qui non si fa niente. Di là, dall'altra parte, si divertono un monte. Mi divertono un monte? Ma perché? Che vi ho mai fatto mancare qualcosa io? Vi ho mai fatto mancare qualcosa? Le voce ve le ho comprate, ve ho messo l'altalena, il frisbee, ho comprato le ballettine, quelle per fare i castelli, ve le ho comprate. E allora siete mai contenti di nulla, no? Boris? No. Il 4, per favore. Ok. Mario, alla tua padrona glielo devi dire. Dovete aggiornarvi, dovete mettervi al passo coi tempi. Allora, a parte il fatto che la Bigi non è la mia padrona, ma è la titolatrice del bagno, prima cosa. Seconda cosa, le cuffiette che loro si barino, noi le usavamo negli anni 70. Le cuffiette, sono ancora le cuffiette. Noi ormai per comunicare, io e la Bigi, si usa gli ultrasuoni. Che usa? Gli ultrasuoni, quelli bericani, no? Per non disturbare la gente, la bici mi chiama, la gente almeno non sente, siamo tranquilli, li sento solo io, non sente nessun altro. Mario! Mario! Oh, bici! Che dici? E che sono, gli ultrasuoni questi? Ma perché, che l'avete sentito anche voi? Sì! Allora già a farli regolare perché devono essere un pochino troppo alti. Che
succede? Senti, Mario, c'è il vigile qui che dice di aver avuto una telefonata anonima, che gli ha segnalato delle irregolarità e che deve fare un'ispezione, boh. Ma come? Oh, mi ha chiesto la licenza? Io gliel'ho fatta vedere. O mi voleva fare la multa. E perché? Perché dice la busta del cielo fa ingiallita e non ne posso più, Mario. Stammici dietro un minuto te, che io ho il pesce sul fuoco. E lei già il pesce sul fuoco? Qui ogni due o tre giorni c'è un'ispezione, un controllo. Ma che succede? Vorrei sapere cosa succede. Oh, Rodolfo! Oh, Mario! Buongiorno, Buongiorno, Mario, buongiorno. Dov'è? Diciamo di sì. No, vedo che siccome siete, diciamo, determinatamente a prendere delle misure, delle cose, ma che è tutto a posto. Ti dovessi dire che qui non ci sono problemi o che c'è un problema solo, ti direi una bugia, perché qui è pieno di problemi. E che problemi c'è, scusa? Mario, non facciamolo gnorri, Qui siamo fuori dalle misure delle convenzioni dei bagni europei di Ginevra. Ma perché? Che sei riunito dei bagni a Ginevra? Mi hanno chiamato. Oh. Secondo problema, problem number two. I bagni. Che bagni? I bagni qui di bagno. Che c'è? Che sono troppo lontani dalla riva del mare, no? Ma come lontani? Ma come lontani? Ma metti caso, Mario, che uno gli prende una colica e mette a fare il bagno. Da qui alla riva del mare, questi bagni vanno spostati almeno una trentina di metri verso la riva. Mi vuoi far spostare bagni? Ma che sposto bagni? Ma preferisco andargli incontro io al cliente con la tazza a mano direttamente. Sì, no. Ma che sposto i bagni? Ma sono leggermente armato. Cosa vuol dire? Ma che io sono armato, ma mi sposto, no? Vado al bar, vado a comprare il giornale, compro le sigarette, che discorsi, come mi sposto io? Va bene? Si possa spostare anche i gabinetti, va bene? Entro 15 giorni, segna, Amerigo. Ascolta, Rodolfo, io non voglio ricordarti le cose, ma qui fra 15 giorni è tutto chiuso, i clienti se la fanno ognuno a casa sua e ti hai finito il contratto di vigile estivo, sicché stai a fare dei discorsi... Comandi! Che c'è un cane? C'è un cane, ho sentito abbaiare, c'è un cane? Chi? Dove? Un cane qui ci deve essere, l'ho sentito abbaiare. No, il cane c'è, effettivamente. Cioè, la medaglietta ce l'ha? La medaglietta ce l'ha, ce l'ho messa. Voglio andare a controllare. E non te lo consiglio. Come mai? È perché non è proprio un cane normale, via, è un pesce cane. Pesce cane? Sì, l'ho trovato abbandonato sull'autostrada, poi lascio, mi è dispiaciuto, l'ho portato a casa, l'ho messo di guardia. Rodolfo! E c'è un'emergenza, hanno telefonato adesso. Che c'è? C'è un bambino che è scappato dalla colonia, bisogna andare a cercarlo. Ti è andata bene anche questa volta, perché c'ho da andare via. Comunque, e facciamo l'antirabica ai pesce cane, Oh, Mario! Oh, Vigi, che dici? Vieni qui. Che c'è? Assaggiami questo pesce. Dimmi se ti sembra giusto di sale. Vai andare bene, brucia. Era sul fuoco. Vigi una cosa, Vigi. Ma tutti questi controlli di questa settimana, prima erano venuti i vigili, poi è venuta la polizia, poi erano venuti i carabinieri, i marines, ma che succede? Nulla, Mario, che vuoi che sia? Normali controlli, no? Normali controlli? Vigili, lei si contraddice. Prima mi ha detto che c'aveva dei problemi. Mario, lascia perdere, sono un po' nervosa oggi. Allora, com'è questo pesce? Me lo ricordo mio. Oh, Mario, su. Insomma, com'è? Il sughetto è buono, ma il pesce... È sicura che è fresco? L'ho preso stamattina ad Arduino, di lui mi fido, Per sapere se il pesce è fresco, Vigi, c'è solo un sistema sicuro. E quale sarebbe? Quando lo compri, se te lo incartano nel giornale di oggi, vuol dire che... Che me lo farebbe un cono da 1.500? Per fare lo scontro in una cassa. Senta, scusi, sono sempre Simone, no? Volevo dire una cosa, che me lo farebbe uno scontrino per prendere... Dimmi. Volevo un cono da 1.500. Qua ci sono anche i soldini, per contare. Vedi. Grazie.
Senti, scusi. Sono sempre Simone, no? È prima di lì che abbiamo fatto lo scontrino, no? Qui. Volevo sapere se potevo... Dimmi. No, io ho fatto lo scontrino, no? Volevo un Conan 1500. Guarda, guarda, ero prima lì, mi ho fatto lo scontrino. Sono la testimonianza, quello qui. Dimmi. Volevo un Conan 1500. Lo scontrino? Ma come lo scontrino? Me l'ha dato da lei lo scontrino, ecco lo scontrino. Forza. Lo scontrino. Che gusto? Allora, i gusti voglio i seguenti, due punti. La fragola, la banana, la stracciatella, i puffo, i pistacchi, poi alle arzelle, poi volevo un pochino di vaniglia, la crema e la panna. E la panna ci vuole la differenza. Differenza, va bene. Quanto ti devo dare? Per fare lo scontrino alla cassa. Barista! Barista! Oh, barista, non ho mica visto un bambino per... Lascia perdere, Merico, vieni, mangia un panino con noi, Merico. Vieni. No, io non mangio mai a stomaco vuoto. Capito, vai, vieni. Grazie. Allora, ragazzi, com'è questo vino? Una cannonata, dove l'hai preso? Buono, me l'ha regalato il padrone della fattoria del teso. Siccome gli ho fatto un lavoretto e si è trovato bene, mi ha riempito la casa di vino. Pensa che mi ha regalato anche 100 bottiglie di Brunello di Montalcini. È che non ho mai il tempo di andare a prendere. Mi toccherebbe andare lassù, a casa del diavolo. E non ci vuole. Peccato. Peccato perché vai in aceto. No, noi no. Noi non glielo permetteremo. Mi scrivete, Venanzio? Se mi fai questo favore, te ne do la metà. No, grazie. E che me ne faccio? A casa mia bevo solo io. Peccato. Allora rimango dove sono. No, ma come rimangono dove sono? Oh, Giuliano, scusa, ci vado io, no? Aspetta un momento, a me mi potrebbero interessare. No, a te non ti interessa nulla. A te non ti interessa nulla? Ha ragione Merigo, l'ha bravo, detto prima lui. Bravo. Merigo, vabbè. Se il vino me lo vai a prendere te, facciamo... fitti fitti. Che facciamo? Metà per uno. Va bene, d'accordo. Allora, guarda, ci posso andare con calma anche immediatamente? Hai voglia. Il padrone ha lasciato detto di andare a prenderlo quando si voleva. Va bene, allora io vado. Vai, 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 vai. Ah, scusa, scusa, sì, Merigo. Sì. Ce l'hai un carretto? Sì. E una cassa bella grossa? Oh, ci devono stare 100 bottiglie di Brunello distese. Non ti preoccupare, lo stendo bene. Non ti preoccupare. Ah, scusa, 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 scusa. C'è mica un abito elegante? Per fare cosa? Sai, è gente benestante. Bisogna presentarsi bene. Ma vuoi, non ti preoccupare, allora quello ce l'ho. Ma sei sicuro che poi ne arrivo lì dopo questi benestanti qui? Dopo me lo danno davvero il Brunello? Stai tranquillo, mi dico, ora gli telefono io. Te, basta che veni e gli dici. Sono venuto a prendere il Brunello. Né una parola di più, né una parola di meno. Chiaro? È chiarissimo. Oh, allora vado, vai, 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 vai. Oh, Giuliano. Oh. Testimoni vuoi, eh? 50-50, eh? 50-50. Va bene, allora vado perché la strada è lunga. Merigo, fai pure con calma. Tanto di lì non si muove. Lauretta mia, bimbalata, la serenata, la cassa. Madonnina, che palle sto Tony Corallo! Guarda come dorme. Lui dorme, lui. Intanto noi sono 5 mesi che non lavoriamo. Ieri notte è andata a buca un'altra volta e siamo inseguiti a vista da quei mastini dei fratelli Garrani con un tir pieno di roba ordinato da lui, che dorme lui.
Però è proprio carino. Sembra un angioletto. Sì, ma non vola, c'ha la zavorra. Space? Un po' di musica di quella fatta bene, eh? Ok. Welcome. No! Oddio! Meno male che spavento, ragazzi! Ho avuto un incubo tremendo! Ho sognato che ero a Napoli per l'ultimo dell'anno, no? E a un certo punto mi è venuto dietro un uomo con una sega elettrica e mi diceva: ridammi il capitone! Me lo voleva tagliare! Si è svegliato il fenomeno. Te dici così perché sei geloso? Sei geloso? Sì. Perché per tagliarti da te basta tagliaunghie. Ragazzi, ma che cos'è questo casino? Pisciatina? Sì. Oh, dove ci porti a lavorare stasera? Alex, stai tranquillo. Sì. Il lavoro, lo sai, non ci manca. Siamo uno staff fortissimo. Possiamo garantire di tutto. Cubiste, cubisti, DJ. Facciamo divertire il mondo. Per non parlare poi del PR, che modestamente ha qualcosa più degli altri. Ah, a posto. Ah. Che sollievo. Sì. Sei grande come te, sei grande solamente tu. Cristina, mi guarda troppo, ti venisse la sindrome di Stendhal a te, eh? Ah, Stendhal, ce lo dici dove ci porti a lavorare o no? Ma guarda, Alex, ci sono un po' di progetti, adesso devo valutare un po'. Capito, ragazzi, anche stanotte si va in bianco. Se ci arriva stanotte, guardate un po' chi c'è. Oi, fratelli Garrani in arrivo. Ma non è che per caso stanno cercando te, eh? Sì. O darsi, sai, io con loro ho dei continui rapporti di lavoro. Ares, faccio a parlare a te, vai. Facci tu, cioè non c'hai continui rapporti di lavoro? Space, facci te, vai. Capito, vai, ci vado io. Giusto voi! Ma dove siete stati finora? A noi. Vi abbiamo cercato tutta la notte, ci avete fatto star pensiero. Noi no. Comunque, l'importante è che ci siamo ritrovati, tutto è bene quel che finisce bene, tanto quel che conta è la salute. Ecco, e visto che ci tieni tanto alla salute, sai che facciamo? Ti diamo 3 secondi di tempo per dirci che dobbiamo fare con la roba che abbiamo sopra il camion e soprattutto chi la paga. Chi la paga non si sa, qualche dunno pagherà. Kaide! No, dicevo, la paga... il comune! La paga il comune! E che c'entra adesso il comune? Sì, il mio babbo mi ha detto che quest'anno la festa in piazza la organizzo io, ho preso in mano la direzione artistica, quindi tutta la roba che ci avete nel camion va portata in piazza. Prima vogliamo parlare col tuo babbo. No, col mio babbo. Ma che siete scemi? Deve essere una sorpresa, una grossa sorpresa. Non sapevo nulla nemmeno io. Sarà grossa la sorpresa. Ragazzi, tutti in piazza! Stasera si lavora! E chiamate vai! Gli altri! Tutti in piazza, sì! Tutti in piazza, sì! Ehi! Tu vieni sul camion con noi. Sì, ma ce l'avete il cartello trasporto eccezionale? Se no io sul camion posso montare, eh? Si vede il marsupio! Eravamo lì. Era una bella giornata di settembre, quando all'improvviso il cielo si oscurò e 2 strane nuvole nere come la pece si avvicinarono minacciose. Eravamo io, Giovan, Francè e Fernà. Se non ci credete, chiedete a loro che sono lì presenti, no sembra che dicono delle pischerà. Mentre sarà lì! A un certo punto si sente uno schianto. Ma forte, eh! Che ci giriamo verso il mare e vediamo è una gara, una cosa biancata, grossa, ma enorme, sembrava... sembra come ti posso... una gozza, l'avete presente una gozza? Ma grossa, eh! Un mitile enorme! Io, guarda, te lo posso dire, in tutta la mia carriera un mitile così grosso non l'avevo mai visto. Per me era un mitile ignoto proprio, no? Allora, secondo voi che faccio? Guarda, no, mi butto è l'acqua! Noda, che dopo lo sai, con la potenza del braccio io vado come una scheggia, no? 30 secondi ero sul posto della zona dove era successo il cataclismo.
E sopra questa gozza grossa ti vedo un omino verde, brutto, viscido. Allora cosa faccio? Allora me lo piglio sulle spalle e di nota, 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 nota lo porto a riva. Arriva, arriva. Cioè, arrivata, arriva, gli devo fare la respirazione bocca a bocca, no? Qui però non sapevo da che parte fargliela, perché non si sapeva dove aveva le gambe, dove aveva la testa, non aveva un verso preciso, no? Non sapevo da che parte riuscirlo, no? Però ci era venuto da bene, no? Mi butto sull'essere immondo e comincio a spingere con la bocca. Poi gli soffiavo e più soffiavo e più veniva fuori una puzza. Ma una puzza! Aveva l'alito cattivo. Ma che alito? Ma che alito? Non era mia la bocca. Che è successo? Leviti di lì, che è successo? Presto, correte! Oh Dio, il mio marito affoga! Mario, mangia qualcosa! Lo vede? Si trova, no? Che c'è, signora? Il mio marito sta affogando! Stia calmo, signora! Tanto 10 minuti più, 10 minuti meno, non muore mica nessuno, no? Dove va? Mi sconfina! Il prossimo anno si sconfina per tutta la stagione! Caro Mario! Orfeo! Orfeo! Meno male. Meno male che c'era Boris. Direi c'era per Mario. Boris sarebbe morto. Mi dispiace d'aver salvato tuo bagnante. Ascolta, oh Pichicimme, ma che fai lo spiritoso? A parte il fatto che io quel bagnante lì lo ripudio perché non si va a fare gli affogati nel bagno di quegli altri, prima cosa. Seconda cosa, ma che si fanno così i salvataggi? Va via con il maremoto lì e poi vieni qua e dormi asciutto. Io non ho mai visto in tutta la mia carriera un bagnino che va a salvare una persona in mezzo al mare e torna asciutto. Tua carriera tra poco finita. La mia carriera è finita. La mia carriera finita! Ma che andare! Lo giovanotto! Se vado via io di qui, al posto del mare ci fanno un campo da golf! Allora, signora, rimaniamo d'accordo così. La prossima volta ci vedremo alla presenza del nostro cliente per formalizzare l'accordo, bene? Carriera, tanto bene non va, però se mi date ancora un po' di tempo per pensarci su... Ecco, ci pensi su. Intanto noi prepariamo il contrattino con le condizioni stabilite. Vedrà che non se ne pentirà. Speriamo. Arrivederla. Arrivederlo. Arrivederci. Altrettanto. Venga signora, venga! Guardi, guardi per lì. Bambino? Bambino, ciao! Ciao! Ti occorreva qualcosa? Si mi su davanti ai fiori. Sì. Questo qui quanto costa, no? Immagino che siano per la tua mamma, bambino. No. Allora questi non vanno bene. No. Vediamo, per chi sono? Sono per una mia amica. Ah, una tua amica. Che tipo è questa tua amica? Sì, mia amica qui è un tipo quel ragazzo con il vestito bianco. Giovane. Sì, giovane. Giovane. Sì. Gambo lungo o gambo corto? Cosa? No, di quei fiori. Gambo lungo o gambo corto? Siamo la zuava. Sì, vabbè, ci penso io. Cosa le vuoi dire? A chi? Ah, bambino, ora ti spiego, vedi? I fiori hanno il loro linguaggio. I fiori esprimono sensazioni, emozioni. I fiori ammiccano, i fiori dicono, i fiori parlano! Ma anche fiorai, però, mi scherzo. Va bene, cosa le vogliamo dire, allora? A chi? A questa ragazza? Sempre a questa ragazza. Gli vogliamo dire che è simpatica. Simpatia. Simpatia. Il giallo!
Il giallo. Giallo. Una bravo. Bella calendula primata. Bravo, la calendula la stavo per dirtelo io, la calendula. Però, 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 c'è un però. Cosa fa questa ragazza? Cosa fa questa ragazza? No, va via questa ragazza, se non ti muovi, dammi un fiorellino più veloce. Guarda, prendo questo. No, ma cosa fai? Questi sono i lati speculatum. Nell'antico Egitto erano simbolo di aggressività e violenza. Dammi qua, che questi non sono fiori per un bambino. Scusa un attimo. Non mica visto un bambino con un cappello come il tuo e con uno zainetto come il tuo dietro, vestito come te? No, io non ho visto. No? Può andare. Grazie. Rimango a disposizione delle autorità, eh? Come? Come? Menicotti, se dovessi dire che questo ragazzo mi ha convinto, ti direi una bugia. Secondo me sa... No, ma scusa, ma lui... Ma guarda... tace. No, lui è quello che... Menicotti! Senti nell'aria? Sì. Questo bambino deve essere in zona. Non lo so, ma deve essere in zona. Ma non è quello che ha mandato via te? Eh? Menicotti! Che discorso sarebbe? Questo qui è un intralcio che tu fai all'indagine di vigile superiore! Menicotti, ti potrei anche denunciare così a cappiato libero! Non lo può! Non lo può! Ma lo potrei fare! Segnatelo! Ma com'è successo? Morena, lo sai che il padrone era debole di cuore. L'avevano operato un sacco di volte. Eh già, gli avevano già messo 3 schipasse. Appunto. E siccome ieri era l'anniversario di matrimonio, la signora ha voluto festeggiare. Hai capito, Morena? E proprio sul più bello, zac, il padrone ha stirato le cuoia. Oh, povero Brunello. Ha permesso? Oh, che c'è? C'è nessuno? Buongiorno. Buongiorno. Non stavo dando una sistemata. Chi cercava? Sono venuto a prendere il Brunello. Ah, perché lei sarebbe quello delle pompe? Come fa a saperlo? Brava! 1500, signora! Accidenti, che organizzazione! Criminali! Ma che lo porta in già via? Prima che arrivi qualcun altro, perché guardi che non ho fermato uno che voleva venire lui. Aspetti qui, sì. Vado ad avvertire la famiglia. Va bene. Brunello, Brunello, era tanto buono. E poi era ancora così giovane. Di che anno? Del 30, mi pare. Allora ora tanto giovani, però quell'annata, buono. Ci mancherà tanto a tutti. Oddio, problemi a sostituirlo mi sembra che non ne dovreste avere così a occhio. Buongiorno. Buongiorno. E lei sarebbe quello delle pompe? Ah, si spazza la voce, chiacchierona. Questi sono i miei figlioli. Ma infatti si vede anche a occhio nudo che c'è una certa somiglianza fra i due. Ma scusi, non sarà d'accordo per domani? Ora guardi, evitiamo delle polemiche inutili. Suo padre ha lasciato detto di venire a prenderlo quando si voleva, ma mi si voleva oggi di conseguenza. A me mi sembra un po' prestino. Ancora. Va bene, se il babbo ha lasciato detto così, dobbiamo rispettare le sue volontà. Ma sì, facciamo subito quello che dobbiamo fare. Leviamo il vino dei fiaschi, scusi, non pensiamo... Scusi, pazienza, ma a me mi... Scusi, in che senso leviamo? Perché a me mi risulta che siano bottiglie, no? No, guardi, veramente il modo di dire è leviamo il vin dai fiaschi. Ah, per modo di dire, allora per modo quindi, di dire. Quindi tutto pronto, il carro è fuori. Il carro è fuori, ora voi due mi venite a dare una mano senza stare qui a fare tanto i discorsi e che viene buio, forza.
Ma lei è venuto da solo? Solo. Con chi dovevo venire? Già devo fare 50-50 con quell'altro, se vengo in compagnia. Io devo fare le cose fatte regolari. E quello sarebbe un carro funebre? Oh, ma tu cosa gli hai chiesto al telefono? Ma io ho chiesto una cosa umile e semplice. Come avrebbe voluto il babbo, spartana? È davvero una cosa semplice, ma qui stiamo esagerando. Oh, che ne so io, eh? Aspetta, diamo un'occhiata. Mi scusi, eh? Eh? In questa cassa non vedo nessuna imbottitura. Non c'è nemmeno un cuscino di raso. Cuscino di raso? Ma che cuscino di raso? Ci mettiamo un po' di paglia laterale, l'importante è che non si aborti di qua e di là. Ma che cuscino di raso? La paglia? No, no! Mamma, no! No, nessuno me lo porterà via! Mamma! Nessuno mi porterà via il mio Brunello! Oh, signora! Il Brunello ormai non è più suo! Come glielo devo dire? Ha ragione, ormai è del signore! Sì, ma il signore me lo sta portando via troppo presto! Troppo presto! Oh, signora! Sera del 30 in casa c'è stato anche troppo! Ma io non lo rivedrò mai più! Mi fa male forte, signora! Stia calma, tranquillo! Nessuno me lo renderà più! Signora! Ah, nessuno sa il vuoto che lascia! Oh, signora, io ai vuoti glieli rendo, non si preoccupi! Ecco, lasciate la burra qua, piano, bravo! La cassa è pronta, allora signora io vado, a rivederci tante cose, mi raccomando, su con la vita, su con la vita! Grazie di tutto e speriamo di rivederci presto. Io. È inutile che fate questi musi lunghi a fare. Allora io vado, Visti? Allora qui c'è qualche cosa che non va. Scusate, ma dove vi credereste di andare tutti? Oh signora, guardi, lei a questo Brunello gli deve mettere una bella croce sopra e non ci pensi più. Oh, ma cosa crede? Che noi siamo gente così senza cuore, Noi vogliamo accompagnarlo fino all'ultima dimora. Altrimenti da qui non si muove. Va bene, accompagniamolo fino all'ultima dimora, va bene. Però cip e ciop e spingono il carretto, Forza, andiamo. Un'altra volta. Ma dove stiamo andando? Ma non si deve andare all'ultima dimora? Allora si va di qua. Lo saprò dove è l'ultima dimora. Ci sto di casa, lo saprò. Si deve passare dalla chiesa. Se c'è una scorciatoia, me lo deve dire prima. Passiamo dalla chiesa. Se non le so le cose, parlate. Avete voi pazienza.
bell'amo! Oh, bell'amo, si fermi! Si fermi! Ora, cosa c'entra il prete? Ora, oggi non si può proprio stare tranquilli un minuto! Ma dove stiamo andando? Ma come? Ma avete fatto spostare un matrimonio? Uno neanche finito di mangiare per preparare la cerimonia e poi tirata dritto? O che vi devo venire dietro con tutta la chiesa sulle spalle per fare questa messa? La messa? Via, via, sbrighiamoci, portate dentro la cassa! Ma guarda se si possono fare... La messa? No! Fermi, eh! Don Perigno! Tutti dentro! Ma quale messa? Dentro! Ma dove la state portando? La messa? Maria. Ma non è mica un vinsanto! Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Ma che bevetene tutti? Oh! Ma che bevetene tutti? Ma l'hai vista quanta gente c'è? Una moltitudine! Se poi ne bevetene tutti, a me cosa mi rimane? Eh? Siete tutti in comunella, eh? Siete tutti d'accordo con quello stupido di Giuliano, eh? Faini! Allora sapete cosa fate? Tenetevelo pure! Per me questo Brunello è morto! Come ha detto? Vorrebbe vendere il nostro bagno a quelli del bagno 2000! Oh, vice, ma lei a forza di stare sul mare per tutti questi anni mi sa che gli è andato un pochino di salmato nel cervello, secondo me! Mario, ma che ci posso fare? Che credi? È un mese e non ci dormo la notte! Come si fa a reggere a questa concorrenza? Bisognerebbe riammodernare tutto, fare i barre, cambiare tutti gli ombrelloni, le sdraie, ho fatto due conti, ci vorrebbe il pozzo di San Patrizio. E poi, con tutte queste leggi, nuove regole, multe, tutti questi controlli, Mario mio, io sono costretta, va. E lo so io che gliel'ho mandato tutti questi controlli in questi giorni. I nostri clienti si lamentano sempre, invece al bagno 2000 non gli fanno mancare nulla e c'hanno tutti i conforti. Lo vedi e con te si può ragionare? Era meglio se ti dicevo tutto a cose fatte! Ci hanno conforti! Ci hanno solo loro i conforti! Bagnino, scusi, cosa fa? Pesca? No, e faccio il tiro alla fune con uno dell'Isola d'Elba! Lo sai quanto mi danno se lo vendo? 2 testoni! 2 miliardi! E lo sai cosa vuol dire? Che finalmente dopo una vita di lavoro posso riposarmi! Posso prendermi una bella vacanza anch'io! Sono stufa di vederla fare agli altri! La bice va in vacanza, caro Mario! La bice se ne va nel mare dei Caraibi a fare la signora, servita e riverita! Bice, se vuole essere servita e riverita, deve andare nel mare delle Filippine! Ma lei è ancora qui? Ma non è tardi per lei? Un dovrebbe rientrare nelle 1000 lire. Guardi, io la posso anche determinatamente capire, ma lei non può abbandonare il panorama balneare così dopo tanti anni. E lascerebbe un vuoto incolmabile. Come si chiama lei di nome? Bice. E come si dice spiaggia in inglese? Bice. Lo vede, bice. La conosco tutto il mondo lei. E perché la conosco tutto il mondo secondo lei? Perché il bagno Maria è un bagno storico. Si vergogni, i nostri avi si rivolterebbero nella tomba se sapessero una cosa del genere. Mario, ma che dici? Che dico, Ma perché? Chi c'era con Cristoforo Colombo sulle Claravelle lì? Il mio bisnonno col suo bisnonno. E il mio bisnonno era di Veletta, che fu lui a vedere la terra per la prima volta. Si mise lì, appena vide... Terra! 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 E scoprì le 5 terre che tuttora lei può vedere nella zona. Lei queste cose si ricorda, Ma questa è storia, Vige! Questa è storia! E la storia non si vende! Ma che storia, Mario! È passato il tempo dei nostri avi, il mondo va avanti in fretta, io sono stanca! Te però sei giovane, ed è giusto che continui, ma non ti preoccupare perché ho fatto mettere sul contratto che loro ti devono tenere, come secondo bagnino. Come?
Che? Mi sembra di non aver neanche sentito di dirmi adamente bene. Cosa hai detto? Io secondo a russo. Ma è andata a cane. Deve essere russo che deve fare secondo a me, se no anche il terzo o il quarto. A stallarghi. Magari perché c'è il tatuaggio qui? A me mi ci vuole il Black and Decker per farmi un tatuaggio, la bodenza. La disfida di Valletta! Bigi! La disfida di Valletta! Che? Come peggiano lì vicino a Firenze gli Orazzi e Ghibellini? Che Orazzi e Ghibellini? Guelfi e Curazzi! È uguale, ah, stia lì a guardare il pelo! Bigi vuole per salvare i sorti del bagno una bella sfida fra Bagnini! Sì, Mario il Bagnino contro il Bagnino Russo! Ma chi? Quello lì, Boris! Sì, sì. Ma lascia perdere Mario! Ti vorrà mica mettere a fare a cazzotti con quello lì? A cazzotti! Se l'ha visto, è bestia! Vai da cazzotti! Ma è andata a cazzotti e mi ci metto nemmeno! Questa qui mi vuole mandare in galera! No! Qui bisogna fare una bella gara a chi rimane di più sotto l'acqua senza respirare! Bigi, per favore, lei mi deve dare quest'ultima possibilità! Facciamo così! Se vinco io, si ci tiene il bagno, altrimenti devo fare quello che gli pare, io mi metto il cuore in pace. Bigi, che ne dici? Mario, mettitelo subito il cuore in pace, perché io non voglio stare in pensiero per nulla. Ma non lo vedi che quello si allena tutti i giorni? Deve avere un fiato, invece te. Invece io che? Oh, Bigi, ma c'è una bottezza nei polmoni che io la mattina quando mi sveglio e respiro l'aria di mare mi fanno le lastre e mi ci trovano gabbiani. Ciao, Simone! Cosa ci fai lì dentro? Accendi subito, sai! Power Rangers! Ah, te sei quel bambino scappato dalla colonia, eh? No, io non sono scappato dalla colonia! È che io stavo giocando con un bambino! Poi si fosse stata che sei bellissima! Mm. E io ti ho seguito! Anzi, guarda, questo te l'ho preso per te! Tieni! Sono egiziani, sono i radi speculari, un po' speculare, un po'. Grazie, ma ora bisogna avvertire subito le suore. Ma erano avanzati quasi 30 bomboloni. Infatti ora ci sarebbe un problemino. Beh, che schifo! Mi passerà anche il mal di mancio, basta. Forza, tappati il naso e bevilo tutto. Com'è il numero della colonia? Anche se ce l'avessi non te lo darei. Perché quella non è una colonia, quella è un campo di concentramento. E le suore sono dei nazisti travestiti. Ma che? Sono suore del Santissimo Sacramento. Appunto, SS. Ho visto. Quelle lo sai cosa fanno? Quelle prendono i bambini, no? E poi dopo li rinchiudono nei sotterranei. E li tengono per 1000 anni a pane e acqua e la notte si sentono delle urla strazianti. I bambini torturati e morti e le loro urla echeggiano per ore e ore nei sottofondi di quella maledetta colonia. Sì, mi dispiace per loro, ma adesso queste naziste bisogna avvertirle. No, ti prego, non lo fare, ti prego, non le chiamare. Tienimi qui con te. Dai, se mi tieni qui con te ti regalo quello che c'è dentro lo zaino. C'è una cosa bellissima, sai? Ora ti faccio vedere, eh? Guarda. Questo mio. C'è il raggio da pistola dei Power Rangers! Purtroppo, mi sono portato anche la merenda delle vostre. Guarda qui, eccolo qui, questo qui me l'ha regalato il mio nonno. Non rispondono. È un casco, mi ha detto che se te tu te lo metti in testa e ci credi veramente, puoi diventare invisibile. Senti Simone, abbiamo due grossi problemi. No, te tu hai due grossi problemi. Primo, che io faccio tardi alla festa di stasera. Secondo, che tu devi ritornare in colonia. Quindi adesso facciamo così. Io vado a cambiarmi e poi alla colonia ti accompagno io, va bene? Bene, va bene. Non ti dico niente, va bene. Almeno sto un altro pochino con te. Mi raccomando, Simone,
Non toccare niente e non fare danni, eh? Se muore, favore! Volevo uscire da bombolonaia, eh? Io te lo impedirò! Lasciate le tue ultime preghiere! Ma te di dove sei? Di Roma! E come mai abiti qui? Ma ero qui in vacanza, ho conosciuto un ragazzo di qua e poi mi sono sposata. Oh, sei sposata? Che delusione mi hai dato! Io da te non me l'aspettavo proprio, però, eh? Guarda che io sono un bambino, sai? E se il cuoricino piccolo così me lo vuoi far scoppiare? Ma dai, Simone, per te ci vuole una della tua età. Ma che è una della mia età? Oh! Quelle della mia età sono inconcludenti. Lo sai che una volta una bambina mi ha detto: se fai bravo ti faccio vedere dove mi hanno fatto l'appendicite. Me l'ha fatto vedere, vai. Mi ha portato avanti all'ospedale e mi ha detto lì. Scusi Riccardo, ma ti dovessi dire che ho avuto una giornata tranquilla, ti direi una bugia. Lo accompagni tu il bambino? Per l'amor di Dio non mi parlare di bambini, che già oggi uno con un cappellino in testa e uno zaino uguale a quello mi ha fatto tribolare come un pazzo. Madonna santa, ma poi mi ha infilato tutta la gente a testa di giù come sedani. Mi viene brividi, guarda se questa è la giornata di oggi. Madonna, che quello lì, non è un bambino quello. Quello lì non è un bambino, è un delinquente. Qui siamo davanti proprio a un serial killer. Timore, cuscino di raso, oh, vieni fuori te. No, la prossima volta ci mandi loro a fare gli stupidi, a prendere tabula rasa. Ti ci metti anche te ora a rubarmi la bicicletta. Certo, sei sempre in giro, quando apparisce Lourdes, quando dopo devi andare di gozza a Civita Vecchia, poi a Montenero, avanti e indietro. Ma mia con la mia bicicletta però. Va bene, allora io te la lascio, faccio conto di aver dato l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Va bene? Però io domani torno qui con 2 damigiane piene d'acqua. Te parli con chi di dovere e vediamo se ce la facciamo a trasformarlo in vino, eh? Fifty fifty. Ma che fanno? Una gara. Ma chi è? Mario Boris.
io giù al serbatoio passo. Pronti? Posizione! Meno 5, 4, 3, 2, 1, via! Mario! 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 Ma dove? Deve essere successo qualcosa. Sì. Dorme. Mia, lasciatelo sta, Amerigo. Si è fatto fare 60 km di bicicletta. 55. L'ultimo pezzo l'ha fatta a piedi, perché stavolta la bicicletta gliel'hanno rubata sul serio. Davvero? Allora, Eminenza, si sta divertendo, eh? Tantissimo, tantissimo. Purtroppo vi devo lasciare con un certo anticipo. Ma, Eminenza, dopo c'è Tony Corallo. Appunto. Bene, un bel applauso al quintetto Gaio. Ma adesso, gentili astanti, sospendiamo un attimo le danze, perché è arrivato il momento, veramente tanto atteso, dell'estrazione della lotteria. Per questo avrei bisogno, qua sul palco, di una piccola mano innocente, vero, per pescare, ecco, vedete, la fatidica pallina. C'è un bambino, una bambina, che se la sente di salire sul palco? Vengo io! Oh, vieni, vieni, dai, sali su, eccolo qui il nostro estrattore, vieni. Guardalo, bellino, guardalo. Ciao, vieni. Di buonasera al microfono, vai. Buonasera, microfono. Che simpatico ragazzino. Come ti chiami? E so Simone, e so Simone. E so Simone! E so Simone! E so Simone! Oh, vediamo chi porterà fortuna a questo bambino innocente! Pesca, pesca, bel bambino! Ah! Sì, la prendo io! Adesso vedremo chi è il fortunato vincitore di questi ricchissimi premi! Guardate, ricchi premi e cotillon! Primo premio, la bicicletta rossa offerta dal biciclettaio a Livorno! Ecco il numero del fortunato vincitore di quest'anno. Suspense, il numero 50-59! 59! Bene, anche quest'anno... Oh, ragazzi, la bicicletta l'ho vinta io! Ma che schifo, proprio te! Ma che culo è c'hai, Livorno! Davvero! Accompagnato dai mitici del quintetto Gaio, eccoli qua! Lui, l'unico, l'inimitabile, Tony Corallo! Eccolo qua, il dalmata di Rovigo! Che ospite, ragazzi! Tony Corallo e la sua musica! Tony Corallo è sempre Tony Corallo. Sempre, sempre quello.
non cambia mai. Lauretta mia, bimba adorata, la serenata la canta papà. Cara Lauretta, vieni in Lambretta, che questa sera ti voglio baciare. Tutti insieme, tu bene! Lauretta mia, bimba adorata, la serenata la canta papà. Cara Lauretta, vieni in Lambretta. Hand in hand, that's how we'll be. It's just a dream, my destiny. Baby, take a chance on me. Love fantasies, please let me be your desire. All the things you said to me made me feel in ecstasy. And the sweetest melody I try to sing, making the feelings arise. Sono la bicicletta rossa. Vieni, sono la tua nuova compagna. Ma te non sei la bicicletta che ha vinto Livorno? Sì, però io non ci voglio stare con Livorno. Sai, lui ne ha tante. Una moltitudine. Per me sarebbe come vivere in un harem. Invece io ho bisogno di qualcuno che pensi solo a me, che mi protegga. Ma in questo non ti posso garantire nulla, perché guarda, io sinceramente qui come ti giri... Dai, cosa aspetti? Prendimi, portami via con te. Bene. Allora ti porto via con me, eh? Scusa se ti tocco il sellino, non vorrei essere maleducato. Allora adesso ti porto a casa mia, ma non ti lascio mica fuori, No? Ti porto in casa con me, almeno stai tranquilla, sei al sicuro e domattina ti compro un bel portachiavi da 2 litri nuovo di zinco. Fai quello che vuoi, ormai sono tua. Venus!
Merito mio sono stato io! Grazie! Grazie! Babbo! Oh! Si vede il marsupio! Si vede! Si vede! Bravo! Fatti vedere! Abbi il coraggio di venire allo scoperto! Zitto, cammina, piccolo delinquente! Sorelle, guardate un po' chi vi ho portato! Adesso questo bambino, per punizione, dovrà dire 100 volte ad alta voce: Simone è un bambino cattivo, capito? Rispondi, signor sì, signora! Che cosa avete da guardare voi due? Dove sono? Grazie, nonno! Un casco è passato! Io non ho visto niente! Ma come è passato lì? Merigotti, ce l'aveva il casco? Sì! E allora è in regola! Ma... Mariana, cari, che ore sono? Mi devo essere appisolato.